architetto? È lei personalmente? Sì, salve, sono la signora. Come fa a riconoscermi sempre? Senta, carissimo, ho bisogno di lei perché vorrei fare una sorpresina a mio marito. Cioè, ma una cosa talmente banale che un po' mi vergogno anche a disturbarla per così poco, però siccome lei c'è sotto mano maestranza e tutto. No, ecco, vede, allora, in camera nostra si è formata un'ombra, ma mio marito è talmente sensibile che ieri guardando dal letto in su diceva, ormai non ci vedo più niente, mi si scurisce la vista, e che ridicolo, perché povero, c'ha solo 50 anni. No, infatti. No, allora, se mi manda un ometto qualsiasi, ci dà una mano di bianco, una mezz'ora e siamo a posto, me lo manda? Lei è un angelo. Senta. Architetto, ma casomai ci fosse un'infiltrazione di umido, cosa ci si fa? Ah, una stucatina, vero? No, perché allora, venendo lo stucatore, a quel punto ci farei fare, non so, qualche ghirigoro. Qualcosa insomma che mi levi un po' di quel piatto dei soffitti che fate adesso, che non ho mai capito perché sopra la testa non ci possa essere qualche cosa di mosso, come in fondo, scusi, corrisponde alla natura umana. Pensi se mio marito ci avesse la testa piatta come i piedi? Sai cosa mi piacerebbe? Dei cassettoni, delle coroncine di fiore, degli angioletti, quelle cose mi magano, mi incantano. Ah, bisognerebbe grattarvi tutto? Cioè rifare proprio da capo lo spessore del soffitto. No, allora no. E no, architetto, scusi. Se lo facciamo in una camera, allora tanto vale farlo anche in tutte le altre. Per non far venire gli operai al mese 21, perché a mio marito non piace avere gli operai in casa, ma neanche a me. Ecco, allora, fissiamo bene questa cosa, sì. Ma sa cosa poi, architetto? No, perché, allora, già che ci portiamo su questo stile antico, vabbè, queste finestre che ho in casa così quadratasse, moderne, brutte proprio, non ci stanno bene, no? Ci puoi fare, non so, un'apertura cinquecentesca. Ho capito, architetto, che diventa un lavoro di muratura, però ci sta anche bene, eh? Non è che si possono fare le cose a metà. Guarda. Già che ci siamo, poi io le faccio mettere marmo per terra, perché me sto legnasso qui. Cioè, mi fa una tristezza che mi par di essere in baita. Ah, tanto per far presto le faccio grattar via tutto quello che posso. Per esempio, ha presente quella scaletta che porta su in terrazzo? Una scaletta, architetto, scalone! Bisognerà fare uno scalone, ma scusi, con i marmi, gli stucchi, le aperture cinquecentesche, bisognerà portare i soffitti dai 3 metri e mezzo d'altezza che sono adesso, che mi pare di soffocare, almeno ai 5 metri. Architetto, se no ci facciamo ridere dietro, eh! Guardi che le cose, lo dico anche per lei, una volta che si fanno vanno fatte bene. Poi mio marito, si figuri, c'ha un tale senso dell'estetica che se facciamo le cose a metà lo sentiamo. Sì, ma a sto punto io, per semplificare le cose, le proporrei un lavoro di demolizione radicale fino a terra. Tanto. Scusi, ma la casa svuotata va svuotata. Allora, cioè, ci resterebbe in piedi questa crosta di casa come fosse il Colosseo. Tanto vale. No? Tanto, una volta che ho messo la robina di mio marito che non pigli polvere, ma cosa vuole? Mi arrangio io, a me va bene tutto. Sì, un ultimo dettaglio ci sarebbe. Sì. Ha presente quella banca che abbiamo di fronte casa? Quell'orrendo coso in vetro che pare un bicchiere da bibita. Se si potesse spostare un po' più là, vabbè, non dico molto, un chilometro, due, to. Vabbè, dai, questi sono dettagli, poi ci pensiamo con calma. Allora, rimaniamo così, mi manda lo squadrone di operai lunedì?
Però architetto, non prima delle 8 del mattino perché mio marito è buono e caro, ma il suo sonno è sacro, eh? E anche il mio. Arrivederci, carissimo!